Un saluto a tutti e bentornati a questo nostro nuovo appuntamento con la serie dedicata ad House Flipper. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che iscrivete ai miei canali social. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, nella descrizione del video trovate il link per seguire i miei canali social, oltre naturalmente a trovare il link per acquistare il vero cibo biologico italiano al 100% dai piani bio, oltre naturalmente a trovare un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati in multipiattaforma fino al 70%. Approfitto come sempre per salutare e ringraziare i canali Telegram che ospitano le mie live, ringrazio ovviamente tutti gli amici, ma ringrazio anche soprattutto coloro che non lo fanno. Approfitto naturalmente per salutare Messi e la Zappa Storta, il nostro Moreno e Tuz, la nostra Gaia Case, la nostra guerriera underscore GG, Kaiman, chi più ne ha più ne mette, insomma. Vi saluto tutti naturalmente, come sempre, amici di YouTube, se non vi siete iscritti ancora al canale fatelo, totalmente gratuito, come detto prima, naturalmente trovate tutti i link nella descrizione del video. Allora, andiamo avanti con questa serie. Allora, vediamo questo, richiesta di pulizia, qualche giorno fa ho acquistato una casa ad un prezzo, a un vero prezzo d'occasione. Sul prezzo hanno influito due motivi. Il primo è che per molti mesi nessuno ha voluto comprare la casa. Willa, mitica Gaia, un po' merish. Ma Unici è passata a trovare la nostra Gaia e ci facciamo una bella scuccatella di manos. E naturalmente Guaglioni e Guaglioni vi invito ad iscrivervi nel canale della nostra mitica Gaia Case, mi raccomando attivate le notifiche e se non l'avete ancora fatta fatelo anche per questo canalozzo e tuzzo e tuzzo. Buon pomeriggio cara Gaia e bentornata in questo nuovo appuntamento qua con Osso Flipperro. Dimmi se posso, se ne ho, se... se conosco la risposta. Ok, allora questo ci dice che sicuramente c'è tanto da pulire, vai. Ho notato per gli amici appassionati di House Flipper che si può anche dormire finalmente, quindi non ci sarà più bisogno di aspettare che passi la notte. Oh, qui Ludo, carissimo, buon pomeriggio e bentornato nel canale, Mister Ludo. Mi raccomando, Guaglioni, andate a seguire anche il nostro Ludo e Tuz. Buon pomeriggio, caro Ludo. In questo momento con noi c'è la nostra mitica amica Gaia Casse. Oh, e qua mi sa, Guaglioni, che c'è un sacco di cose da fare. Qua mi sa che la nostra Gaia ci può dare una mano. Anzi, due mani, qua ci vuole un mammaro carne. Allora, che dice? Se hai fobia degli scarafaggi, no, va. Prendi la spia pure, vai. Vai. Ma non le giriamo molto. Schifo, se così si può dire. FNS. Vai. Non credevo di trovare su schifo, però scusate il termine, ma effettivamente c'è, sta leggermente inguaiatozzo. Andiamo a cercare la porta con i fusibili, che solitamente, eccola qua, noi ci abbiamo tutto ragazzi, ci abbiamo anche i fusibili di riserva. Allora, cosa ne pensi? I giovani che vogliono lavorare ma si rifiutano perché vengono pagati 4 euro all'ora,
Cara Gaia, sinceramente non, la risposta sarebbe bella tosta. Io credo che bisognerebbe dare il giusto. Mi rendo conto che anche per chi fa l'imprenditore, mi rendo anche conto che sia anche piuttosto difficile questa situazione, però se posso darvi un consiglio, se veramente volete essere imprenditori con la I maiuscola, date un poco di più agli altri, perché tutto ciò che date vi tornerà sotto forma di impegno. Quindi, cara Gaia, non, sinceramente 4 euro all'ora mi sembra pochino, eh? Poi bisogna vedere sempre i giorni di riposo, se non ti stressano quando stai di riposo. Insomma, ci sono tutta una serie di cose da valutare, però fondamentalmente il discorso è abbastanza delicato, quindi diciamo che poi dipende ovviamente, però bisogna vedere sempre quante ore ti fanno lavorare, in che condizioni, quanto stress ti danno, se ti trattano umanamente, sai. Ci sono quelli che dalle mie parti si chiamano i master, no? Cioè quelli lì che se ne approfittano, diciamo così, della posizione privilegiata per fare pressione. Diciamo i cosiddetti caporali, va? Nulla contro i caporali, io sono un ex militare, sono un ex caporale maggiore, quindi cari caporali, non vi abbiate collo. Ma io non sono stato uno di quelli che se ne sono approfittati del grado, né tantomeno della cosiddetta posizione di comando, quindi non condivido assolutamente il fatto di abusare, consentitemi il termine, della posizione che uno occupa in società. Ciò ovviamente, ecco, bisogna anche capire quelle che sono le esigenze degli imprenditori, che magari sono all'inizio, quindi devono cercare di portare avanti la baracca. Ciò ovviamente dopo è scontato che si parli anche di pagare i contributi. Apro e chiudo la parente, come direbbe il grande Dodò. Quindi il discorso è lungo, molto delicato. Quindi diciamo che se uno vuole essere un buon leader, un buon datore di lavoro, ma anche se vuole che le persone, i collaboratori, possano e debbano essere il motore portante, è chiaro che devono anche lubrificare il motore, quindi anche una pacca sulla spalla non fa mai male. Allora, ieri sera ero in pizzeria per lavorare in asilo in estate, 8 ore al giorno, 4 ore all'ora, un po' bassino. Ma i contributi pagati oppure tutto a un ma un? Perché mi sa tanto di contratti, o no contratti, oppure contratti, ma i riposo, tutte queste cose qua. Bella, bella complicata la domanda, eh. Vabbè,
Però come prima esperienza, beh, che comunque pure io all'inizio, nell'ambito del commercio per me ovviamente sottopagate, quindi l'esperienza diretta l'ho fatta, però diciamo che si può fare anche un breve periodo. Che poi fra le altre cose fa anche curriculum. Ciò ovviamente non toglie, ribadisco il concetto ai signori imprenditori magari di dare eventualmente una pacca sulla spalla, che motivare il collaboratore, la collaboratrice, non il dipendente. Attenzione ai termini che si utilizzano, perché possono fare la differenza. Possono fare notevolmente la differenza. Io ho gestito per un breve periodo il benessere del personale, non gestione del personale, ho detto benessere del personale, quindi so di cosa sto parlando e so che a distanza anche di diverso tempo comunque. Quelle persone si sono ancora ricordate delle cose che ho fatto, quindi diciamo che siate buoni, ecco. Ah, prima esperienza, ma non vuol dire. Eh beh, questo sì. Questo sì. Ho detto, io l'esperienza l'ho fatta direttamente, quindi so, sono stato anche dall'altra parte, se così si può dire, quindi, ossia, gestito il personale, il benessere del personale, ma sono stato anche, ho fatto parte ovviamente alle prima del personale, quindi poi, diciamo, si è instaurata una certa fiducia con il mio ex datore di lavoro, quindi c'è stato un bel rapporto. Poi ovviamente quando subentrano altre persone e vogliono fare i capuzzilli, allora si rompono gli equilibri e quindi ci vuole empatia, ci vuole. Ma empatia vera. È preoccuparsi prima degli altri e poi di se stessi. E voilà, abbiamo fatto anche un discorso serio, a mappa. Finito? Finita? Fammi vedere se ci sta qualcosa qua. Ok, bagno abbiamo pulito, giù mi pare, no, manca, dove sta? Oh, ecco qua, 100%, vai, vediamo un po', perfetto, vai. House Flipper, saluto anche, ovviamente saluto anche il mitico Jason Farmer. Naturalmente, Ludovico Sardegna, non so se Ludo è il Cobra, è lui comunque, il nostro vigile del fuoco. Saluto Gippo, Cayman Lore, insomma, Neo Fernbas, tutti gli amici e la mia. Faccia una bella scoccatella de manos, vai con una bella sbattutella de manos. Stranamente oggi funziona tutto perché arriva dalla nostra Gaia e tutto si è messo a posto. Enrico, ah, questo si chiama Enrico Scalco, però si chiama. Vediamo un po'. Allora, dopo la scomparsa della mia amata moglie, ho venduto la nostra vecchia casa. Troppi ricordi. Ho deciso di comprarne una nuova, però ha bisogno di essere ristrutturata. Beh, immagino, e bisogna ripulirla.
installare i termosifoni. C'è un sacco di lavoro da fare. Io non ho la forza per fare nulla. E vabbè, giustamente, ci sta zio Dabbi, ci pensa zio Dabbi. Voglio uscire dalla mia vecchia casa il più presto possibile. È troppo doloroso, capisco. Ma per traslocare la casa che ho comprato deve essere pronta. Le mie due figlie abiteranno con me nella nuova casa. Dipingi le loro stanze di azzurro FNS. E il loro colore preferito, anche il mio, è l'azzurro. Per favore cerca di fare in fretta con i lavori. Enrico Scalco. Va bene Enrico, non ti preoccupes. E amus. Gaia, apro e chiudo la parentesi. C'è una parola. Pressione fiscale. Se quella si riduce, se aumentano gli stipendi, si spende di più e quindi automaticamente lo Stato comunque ne giova, perché diciamo così si evitano anche gli escamotage per quelli là, diciamo, che non pagano, non danno il loro contributo fiscale. Quindi forse se in tasca mia entrano più soldi, ovviamente sono più propenso, molto più propenso a spendere, parliamoci chiaramente, e quindi di conseguenza si fa girare l'economia e tutte queste cose qua. Sarà che io ho lavorato nell'ambito del commercio, quindi qualcosina più o meno la so, e quindi di conseguenza più soldi in tasca hanno le persone e più spendono. Questa è la soluzione dal mio punto di vista. Sarà populista, popolare, io secondo me questa è la soluzione. Io se ho più soldi in tasca spendo di più. Comunque, cara Gaia, a proposito dello sproposito, fra qualche giorno, quando è che c'è l'esame di guida? Se non ricordo male, avevi detto che ce l'avevi a maggio, giusto? L'esame di guida? Lo sporco è dall'altra parte, ok, quindi fammi te. No, lasciate un'altra pianta selvatica. Dove sta? Oh, chiamiamo Moreno. Saluto anche Moreno. Anche mister la zappa assoluta. Opla. OLP, l'amico OLP 2. Andrea Billa, ragazzi. Sono veramente fortunato da questo punto di vista. C'ho un sacco di amici ed amiche che penso che mi stimino. Ah, quindi quando questo canale compierà 3 anni, infatti il 22 maggio di 3 anni fa ho aperto il canale. Stai tranquilla, l'importante è che ascolti i consigli che ti ha dato l'istruttore, che sicuramente sono saranno molto efficaci e saranno sicuramente the best in the world. Pensa che io ho avuto il mio ex quando io ho fatto le guide, il mio istruttore di guida era un ex sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, quindi ti lascio solo immaginare la precisione. E devo essere sincero, ho fatto un grande esame, soprattutto grazie alla sua pignoleria, perché altrimenti avrei rischiato di rifare un'altra volta all'esame. Ovviamente ragazzi, quando guidate
un cellulare, mettetelo da parte, che so che molti di voi, diciamo non tutti, ma ci sono alcuni di voi che quando guidano, la prima cosa che fanno è prendere il cellulare in mano. Ragazzi, un cellulare lasciatelo stare. Se ci sta qualcun altro insieme a voi, lo fate tenere a quest'altra persona, ma per l'amor di Dio, aiuto, non scherzate. Lasciate i cellulari a terra, perché non pensate tanto alla multa, al ritiro della patente, queste cose qua, ma pensate che potete essere di un pericolo per voi, ma anche per gli altri, eh? Quindi, usate il cellulare, ma raccomando. Ok, 100%. Mi sono arreso. No, Gaia, non ti preoccupate, devi andare, invece devi andare avanti. Invece devi andare avanti, perché se tu molli mo che fai? Se molli poi dopo non c'è. Non bisogna darla vinta. Vinta. Nel frattempo andiamo a punto. Allora, come che si faceva? Ok, ora mi ricordo. Allora, radiatore, mettiamo questo grande, visto che lo spazio, visto che l'ambiente è ampio. Posso immaginare, Gaia, posso immaginare, diciamo così. A proposito, ma il vestitino poi sei riuscito a sceglierlo, hai trovato? Se mi avevi accennato che dovevi andare a prendere il vestitino per la Dioce, che c'ha Dioce libato, mi pare? Oppla! Pulisci lo sporco. Dove sta sporco qua? Wow, questo mo mi manda a manicomio. Aspetta, testa dietro al divano qua. Ecco qua. Wow, lo sapevo, era dietro al divano. Allora, uno che guida e beveva la azza. Proprio veramente da fargli capitare la paletta di una pattuglia davanti. Questi sono delle persone che come si dice dalle mie parti tengono la capa per spartere i ricci, ovvero hanno la testa giusto per fare spessore, per fare da spessore alle orecchie. E voglio, non si scherzi. Quando si alla qui bisogna essere lucidi a 100%. Senza bubazzi, senza schifezzi. La campagna di sensibilizzazione a cura di Double Logistics, il canale YouTube e Twitch. Wow, abbiamo fatto pure un po' di campagna di sensibilizzazione. Allora, adesso vestitino, trovo nero con trasparente. Ah, alla fascia di bicarbonato di sodio di altissimo livello. Allora, mi capito la nostra Gaia. Ti si fatta una festa scullata. Dove sta lo sporco? Ecco qua. Allora, andiamo qua nel fratello. Ah, questo deve essere la stanza da letto. Mettiamo la scintra, vai. Brava la nostra Gaia. Farai faville, scindille, e chi più ne ha più ne metta. Vai. Why?
Jürgens. Ora pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai i nervi! Oh, yeah, yeah. Oh, ok. Allora, mo mettiamo grigio e blu reale. Blu reale lo mettiamo qua. Vediamo un po' se la nostra Gaia piacerà questo lavoro. Allora, blu. Aspetta, per troppo poco mi sa. Vabbè, randamente. Riacquistiamo. Poi il grigio. O grigio mettiamo. Lo mettiamo sulla parte stone. Devo stare attenta. Ah, e beh. All'abbondanza, alla genuinità, come dice lo spot di Piani Bio. Ma se non so se c'è un trucco. Oppla, abbiamo sbloccato anche i punti esperienza. Esce un trucchetto eventualmente per contenere. L'importante è che ovviamente ti devi sentire a tuo agio. Poi se ovviamente quindi per cui io poco. Allora blocchiamo un attimo i miglioramenti. Allora, pittura veloce, riduci la vernice del 20%, sì. Poi questo tieni fino a 6 piastrelle, no, montaggio più veloce. Poi vedi la maggior parte dello sporco? Sì, questo mi torna utile. Costruzione più veloce? Migliora. Costruire 3 pareti alla volta, vai. Si fa prima. Allora, compiti. Vabbè, andiamo avanti. Nello frattempo, libri di roba da sopra l'unità. Aspetta un pic. Quando viene un piccato, c'è maffa, guarda. Macho King. Salutiamo Macho King 82 insieme a G-Pen. Saluto anche Maurizio Max, è arrivato da Rodino. Saluto la mitica Eliza, la nostra mitica moderatrice del canale. Sono stets più maiano o popac. C'è quasi dipinto tutto. Dov'è che ho manghetto? What? Where? Un po'? No? Vabbè. Come facciamo tutto? Un po'. Ragazzi. C'è scappata di mano il pennello. Allora, letto matrimoniale, dove lo mettiamo, Gaia? Io direi di metterlo qua, il letto matrimoniale. Letto matrimoniale, yeah. Lavanda? Lilla lavanda. No, allora, diamo un po' il legno. Legno così, questo è uguale a quello di sotto. Amareno. L'amarena mi arba. Il lettuccio che non serve solo a dormire, a ronfare.
a fare anche la pennichella. Non solo a fare le grandi dormite. Oh, questo è nuovo, sto fantasia. Questo, va, mettiamolo qui, vediamo un po'. Beh. Ecco qua. Il lettuccio per fare tricche tricche l'ariola. Amareno. Amareno? Pronto? Amareno? Amareno? Oh, sono io, però non mi piace qua. Oh, non mi piace. Ma forse potrebbe stare qua. Simone, carissimo. Simone Atreides. Buon pomeriggio a te, carissimo. Oh, carissima. E ben tornato, tornata nel canale. Fammi fare una bella sbattuta, facciamo una bella scuccatella di mano, come dicono quelli che parlano proto bello. Vai, un bel applauso anche a Simone Atreides. Letto in ottone un po'. Tu dici con la struttura intorno? Perché quella della struttura intorno potresti provare a vedere se riesci a trovare il telaio e poi dopo mettere magari un materasso. O con la rete che più ti arma. Sei anche. Sì. La struttura è bella domanda. Sì, dovresti provare a vedere una struttura, cioè la parte esterna, il telaio, poi metti il materasso classico e poi mettendo le coperte di lato non si nota, quindi potrebbe essere una buona soluzione. C'è buona una soluzione decente. Per l'esigenza. Veloce. Mi dice che nel bagno c'è ancora una traccia di zozzima. Questa è la parte dell'esterno. Il bagno, dove sta? No, non è questa. No, qua è tappo. Tappo. Ah, sta qua, sta. Vediamo un po'. Si è chiusa la porta in faccia? No, non è qua. Ah, il bagno, eccolo qua. Ecco qua. Allora, qua mi dice. Ah, il radiatore, giustamente. Giusto, mo. Così siamo belli freschi. Nelle fresche frasche. In the frasche fresken. Bisogna sciriare, come si dice da queste parti. Però qua noi abbiamo non ancora il super mocio, quello che è velocissimo. C'è l'altro mocio che è molto ma molto più professional. Mamma mia, qua c'è stata da togliere anche la muffa, fra le altre cose. Ma da come aveva descritto Enrico, il signore qua che ci ha dato il contratto, me ne sarei aspettato un tantinello messa peggio, invece siamo fortunati, caro Simone. Siamo veramente fortunati. Atreides, ma sei per caso di origini sarde? Mi sembra un cognome, diciamo così, ispanico barra sardo barra frasch. No, Oh, ecco qua. Se si può sapere la regione, se ti va. Io penso che si sente, no? Che sono de Milano Nord.
Scherzi a parte, io sono un partenopeo, sono della provincia di Napoles. Allora, mia zia è nata una battuta tra parenti, zia sta in Ottone e zia sta in Giappone. Wow, guys, questo è bellissimo. Wow, questo è proprio ganzo. Ava come lava. In Ottone. Quella c'era anche una diatribia, quella cosa là, no? Vi faccio una domanda, però non dovete googolare. Il sassofono, il sax, per quelli che parlano bene, anzi per quelli che parlano proto bello l'inglese, appartiene alla famiglia del legno, dei legni, oppure degli strumenti ad ottone? Vediamo un po' chi mi dà la risposta esatta. Vediamo un po' così. Vi faccio anche una super scoccatella de manos. Allora, questo l'abbiamo messo di là. Allora, ha detto che sono due signorine, quindi... Ah no, quella era la stanza matrimoniale. FNS, letto solido. Ah, Gaia, questo dice che è solido questo letto. Peccato che non abbia... il telaio in ottone. Lenzuolo color legno, strisce marroni, no, io penso che è signorina. Sto rosso, anche se no, sto rosso mi sa che è un poco più no, pic troppo tovaglia da picnic. Macchioline. Forse questo. Materasso, andiamo un po'. O dobbiamo prendere un colore un po' più scuro. Un po' più scuro. Darker, come dicono quelli che parlano proto bello. Brava. Appartiene alla famiglia dei legni. Esattamente. Io ero convinto che appartenesse alla famiglia degli strumenti notturni. In realtà mi sbagliavo. Ebbene sì, nonostante diversi anni fa mi sono... dilettato a suonarlo, poi per questioni di tempo e altre cose, insomma, l'ho un po' abbandonato il sax, ma si può sempre cambiare, insomma, la parola sax. Brava Gaia, vedo che sei esperta. Dimmi la verità, sei andata a googolare, vero? Furbacchione. La nostra Gaia è mitica, ragazzi. È mitica. Come dice il nostro carissimo Fernbus, il nostro Neo Fernbus, che saluto naturalmente e che vi invito. Anzi, gli faccio uno shout out così. Magari chi non lo conosce lo va a seguire. Allora, Neo Fernbus.
Dovrebbe essere questo. Ok. Sì, è proprio lui, quindi anzi me lo mettiamo un po'. Ok. Poi passate anche naturalmente dalla nostra Gaia casse. Bisogna aspettare un altro minuto, un po' di pazienza. Ah, clarinetto mi pare che è legni, se non ricordo male. Non vorrei, mi può darsi pure che sto dicendo una cavolata. Poi se mi sente la mia amica Melaine, che è una bravissima musicista di clarinetto, dice no, è sbagliata. Purtroppo sono parecchi anni che non ce l'ho più. L'ho venduto nel 2008. Sì. Avevo l'ancia la più morbida, perché quelle delle misure più spesse non riuscivo a farle vibrare, infatti. Era la marca, se non ricordo male, era Rico, mi sembra, una cosa del genere. Dovrei aver ancora conservato da qualche parte la confezione con le ance. E fu un periodo che mi venne la fissa di imparare a suonare il sax. L'ho strimbellata, non so se si possa dire così. In realtà io sono un ex polistrumentista. Basso, chitarra, tastiere, batteria. E quindi diciamo che mi sono fatto una trotta l'errore. Diciamo che un po' di musica vagamente la bazzica, diciamo così, ma sogno qualcosa di buono. 2,5. Ma pure io, perché ci vuole il diaframma, ci vuole un bel diaframma per farle vibrare. Infatti ho preso proprio la più morbida. E nonostante tutto, poi non è che non sempre riuscivo ad intonare la nota perfettamente, quindi poi ad orecchio la andavo un po' a raddrizzare la frequenza. Allora, la scrivania quasi quasi la metterei qui. Aspetta, però ci sta l'armadio. Allora, fammi vedere un attimo una cosa. Ok, questo mi pare che è grigio. Vediamo. Allora, se faccio sogno, questo si mette a dormire e si sveglia domani mattina. Quindi, quasi quasi l'armadio lo metto qua, lo metto. L'armoire. Quindi, quello è bianco, allora a questo punto prendiamo qualcosa di chiaro. Questo è troppo, legno bianco, sì. Richiama il mobiletto nascosto là dietro. Nascosto, là. Stiamo piccando. Vieni un piccando, voilà. Quando ci ma fedo, spit un piccone. Ecco qua. Sciamo me. Me. Bianco abbiamo detto. Sì, meglio total white. Andiamo in bianco. La cassettina la metterei qui. Sì, era un tedesco.
Mr. Sax, credo, o saxofone. Comunque sì, era un, se non ricordo male, era un tedesco, un musicista tedesco. Tedesco di Germania. Dice che in Rome zu fahren. Questo però non mi piace stare qui. Però lo spazio è quello che è. Però sotto la finestra. Bella scrivania ci vuole. Sedia. Vai, tutto bianco. Bianco come la neve. Oh, che ha fatto? Se l'è mangiato. Se l'è mangiato. Su, su. Ecco qua. Allora, andiamo avanti. Adolf Sax. Sax. Soggiorno, qua che dobbiamo fare? Ah, manca il radiatore qua, eh. Ecco qua. Mi stavo dimenticando. Esatto, sì, comunque prende lo strumento, ha preso il nome dal suo inventore. Salutiamo inventore e Tature, che sarebbe Salvatore. Salvatore, dove sei? Voilà, aspetta, questo non sta proprio bene qui. Accendi la luce. Luce, fammi vedere. No, sta troppo spostato. Troppo spostato. Ok, meglio di così non si può, però sta un po' troppo davanti ai pedozzi, non vorrei dire. Non è... già sta meglio. Vediamo un po'. Non mi fa sedere. Allora qua sto giorno. Ah, a proposito, grazie ovviamente a tutti voi che restate. Quando partono le pubblicità io le ho disattivate, ma non ho capito il perché partono comunque ste pubblicità, quindi vi chiedo scusa. 78%. Vediamo un po', cucina, tutto a posto. Ah, di qua. Allora, qua che c'è sempre blu sognante. Fammi accendere la lampadozza. Ecco qua, ecco qua, qua. Qua, ja. Ich bin nach Rom zu fahren, ja. Quasi scorni dal musifoni, sono dolori de panzas. Come si dice per quelli che vanno al Kansas. Poi... scrivania, questa si potrebbe anche già mettere. Scrivaniozz, pesciamo di un altro colore. Allora, eh sì, è napoletano nella lingua partenopea. C'è un modo di dire che non posso dire, ma due capite, che praticamente richiama a una certa cosa. Allora, verde no, grigio scuro, ah, visto che... No, aspetta, forse proprio verde. Viola no, crema, vediamo un po'. Crema questo quasi. Crema di caffè. Eh sì, l'ho scoperto anche io poi strada facendo. Qual ho messo? Mi sono scordato. Ok, questo è un americano. Ullman.
pare che questo. Vediamo un po'. Sì. Ja. Dice che non ho come fare. Allora, se ci entra il l'armadio, lo metterei. Mettere qua, ma dubito che ci entri. No, no, è un'altra cosa. È più o meno è l'imboccatura. Altro non posso dire. Che vai. Ecco qua. Però può essere usata anche, sì, anche per tipo quella cosa. Allora, materasso questo, l'acciaio. Ah, quello era acciaio, era. Acciaien. Acciaio giusto, giusto, ja. Ich kenne come zu fahren. Ja, ja, ja. E allora, sì. Materasso motivo viola, quello ho messo di là, questo mi vale. Vai, va. Allora, questo lo mettiamo qua. Qua. Mo iniziamo l'operazione di tinteggiatura. Ma questo tutto mi sembra. Mi sembra sporgente, c'è un po' di spiovenza, o sbaglio? Secondo me è un effetto ottimo. Potrebbe essere un effetto ottimo. Ya, yeah. Andiamo a vedere la nostra Gaia con vestitini, ya. Yeah. Che grande vestiti aveva combattuto la nostra Gaia, ya. Yeah. Oh, stai bella. Allora ti sei appena appaninata. Buono, buono. Fammi fare prima la situazione sopra la finestra, altrimenti succede che faccio il guaiozzo come a quell'altra casozza. Ha detto casa, casozza. E non è l'imbrigazione. Nozze, hai fatto carica pappatori allora, anzi hai fatto piccoli intervalli. House Flipper, aia. A che punto stiamo? Ah, manca questo. Risparmiamo il 20% di pittura qua giù, ma allo stesso tempo riusciamo a dipingere fino a 3 pezzi di parete. Ecco qua, mi sa che abbiamo finito. Vediamo un attimo se 100% 100%, vai. Beh, stava leggermente inguaiata. Guaiato. Peccato che non mi ha fatto ti far rifalciare l'erbozza, ma che è troppo alto. Vediamo un attimo una cosa qua attorno. Torno alla casetta. Casetta, ecco, io ho iniziato un'altra volta l'avventura, quindi qua, anzi quasi quasi, visto che ci troviamo, rinnoviamo un poco
Diamo una riverniciatura tinteggiata. Allora, azzurro. Azzurro, i pomeriggi è troppo azzurro, è lungo per me. E tu, azzurro cielo. Vai, vai. Siamo una bella pittatella. Questo è qua. Oh. Azzurra, la squadra azzurra, vai. Nel bagno poi mettiamo un po' di piastrelle. Porta mammare. E tuz e tuz. Ludor Cobra, ci sei? Sei partito? Ludwig van Beethoven, dice che una uomo si fa, ja. Ja, wunderbar, ja. Wunderbar, ja. Oh, ha cambiato faccia. Ci voleva una bella parete tutta azzurra che assomiglia al cielo e al mare di questa città. FNS. Hashtag FNS. A Napoli ci sono tante, ma tante persone civili. Diciamo che alcuni godono nel descrivere le persone come se fossero ineducati allo stato brado. E i buoni e i non buoni ci sono ovunque, quindi voglio dire, non si fa di tutto nel buon fascio. Ti dico questo perché ovviamente anche io un po', avendo girato un pochettino, ho visto con i miei occhi la diffidenza che c'è in quelli che come me hanno questa cadenza. Però poi quando conoscono la persona, poi si ricredono, dicono: ma io non credevo che fosse così. E vai a spiegare che il 99,9% dei partenopei sono tutte gente onesta. Poi ci sono ovviamente quelle persone che rompono proprio le scatolette di Simmental. Mi ha fatto anche pubblicità occulto. La tinse mal. Allora, qua mi serve il radiatore però, eh. Eccolo qua, ce l'ho già portato in mano. Non puoi installare qui. Noi ci facciamo solo una tinteggiatura. Tinteggiata, anzi, ecco qua, vediamo un po'. Vorrei metterlo là, no, dobbiamo mettere forse là. Ecco qua, tutto per la nostra Gaia, così quando fa freddo ascenti temo si fu, quando fa caldo non ci mette. Vediamo pure se ho sbloccato il climatizzatore, l'aria condizionata, così la mettiamo. Che cosa è questo? Ah, scrivania, beh, scrivania sta bene, sta bene, e via. Allora, poi la caspiterina, mi sono scordato di sistemare pure qua.
Vediamo se ce la faccio con la vernice. Forse ce la faccio. Ce l'ho fatta! Ottimo! Avevo già venduto il secchio con la vernice. Ah, sei stata... sei venuta qua il primo maggio. Visto che bella città. L'Italia è tutta bella. Però ognuno di noi deve dire sempre che la propria città... si è mangiata forte. La propria città è sempre la più bella, la propria regione è sempre la più bella a prescindere, pure se magari non è proprio così, anche nonostante tante piccole cose non buone. Bisogna essere un po' campanilisti, però non troppo, il giusto. Una cosa un po' più moderata. Allora, porta Grecia, che se mi sa che non mi conviene. Porta in Cina, ingresso. Ecco qua. Gli mettiamo. Beh, ne prendiamo una economica, vai. Ecco qua. Vieni. Questo è troppo 100%. Eccola, vai. Però mi sa che deve essere montata al contrario, o sbaglio? No, va bene così, dai, perché altrimenti qua... sì, deve essere montata al contrario, quindi è meglio uscire fuori. Voglio andare fuori. Sono fuori di testa. Attiversità loro. Allora così. Ecco qua, così deve andare. Ecco qua. Non è proprio il massimo l'apertura nel lato stretto, però tutto sommato. Ci può anche stare. Allora, radiatore. Verticale, eccolo qua. Ci stiamo accingendo a concludere questo video, questa live. Approfitto ancora una volta per ringraziare la nostra mitica Gaia che ci è passata a fare compagnia. Ringrazio anche Ludovico Ercobra. Ringrazio anche l'altro amico, com'è che si chiamava? Che è arrivato, poi è sparito. Come si chiama? Non lo trovo. Vabbè, ringrazio ovviamente. Per avermi scelto naturalmente. Allora, vediamo un po'. Allora, qua mo serve piastrelle. Speriamo più presto di sbloccare le altre abilità. Allora, quella che non ho visto, questa arancione. Vediamo un po'. Acquist. Ma questo è da pagamento però, no. Vediamo se ci sta arancione neve. Bello quel colore là. Aspetta, pareti, ecco qua. Pannelli da pareti, piastrelle. Eccole qua. Eccole qui. Dovrei farcela. E la questo subito fa. Invece normalmente verrà. Per appiccicare le piastrelle al muro ci vogliono anche diverse ore. Punto abilità. Abbiamo già iniziato a sbloccarli così, poi quando ci serviranno. Le avremo già tutto belle e pronte.
E noto con grande piacere che gli sviluppatori hanno anche implementato questa funzione che prima non c'era nella vecchia versione del gioco. Chapeau, chapeau agli sviluppatori di House Flipper. Beh, non male. Poi la finestra la farei, l'interno della finestra lo farei tutto fare 10 piastrelle. Oh, vediamo questo com'è. Aspetta, sì, vai, lo sperimenteremo la settimana prossima. Allora, vediamo un po'. Giallo soleggiato, quello mi piace. Eccolo là, giallo soleggiato. Facciamo soltanto la parte interna della finestra. Poi devo dire anche di che colore fare la... Le pavement. Abbiamo spessato un poco la situazione. Allora, piastrelle, vediamo un po' cosa c'è di nuovo. Allora, pavimento, ecco qua. Allora, ecco qua. Allora, mettere qualcosa di particolare nel bagno. Allora, mettiamo pannelli legno in bamba. Vai. Dovrebbe spezzare. E infatti spezza con i... Oh, bellino. Tutto un altro caos. Mettiamo la douche. Poi mettiamo la caos. Shock big caos. Allora, vediamo se c'è rimasto qualcosa in memoria. No. Allora, doccia classica. La doccia. Mentre la nostra mitica Gaia starà facendo carica pappatoria. Allora, questa è la vasca, ma sta vasca no. Doccia. La doccia. E saluto anche la mitica Manuela del Drago, un'altra carissima amica streamer sarda, insieme alla Queen Chiara Error 404, la nostra mitica guerriera underscore Gigi con la moderatrice Jenny, che saluto. Ad angolo, vediamo un po'. Questa dove deve essere messa? No, troppo ampia. Too big. It's too big. Too big. Prendiamo questa qui. Qua. No, stai facendo la discaricatizzazione, stai alleggerendo il peso. Mettiamo qualcosa di economico qua. Oh, si vede anche il sistema di funzionamento. Oppala. Voilà, abbiamo messo, ma ci sediamo pure, facciamo compagnia a Gaia. Oh. E ci siamo seduti pure noi. Alleggerimento. Allora, mettiamo, sì, la casa qua la facciamo proprio base. Impianti... climatizzatore. Ah sì, climatizzatore, a proposito. Allora, qua credo
sanitaria, ecco qua. Belline ste vasche, queste sono tutte nuove, queste qua. Le vedremo nei prossimi episodi. Ucci. Dove sta il lavandino quello singolo? Eccolo qua. Lavello smontabile. Quello che è questo te lo fa montare in 3 secondi, in un minuto, quando invece nella realtà ci vuole un'oretta. Se c'è tanto peso... Ah, è giusto. Sì, sì. Ma comunque funziona. FNS. E questo subito fa, quando in realtà per montare tutte queste cose ci vuole un bel po' di tempo. Oh, già fatto. Già fatto. Allora, vediamo di prendere un'altra porta. Allora, porta. Mi pare che sta qua. Vediamo un po' se ci dà la porta, ecco qua. Allora, abbiamo preso bianca, porta bianca. Diamo un po' di luce. Ecco qua, eccolo qua, vai. Allora, questo me la installa? No, perché dobbiamo prima... Ah, meno male, eh? Ci ha fatto lo scherzetto solo per la porta d'ingresso. Allora, questa direi di farla aprire così. Diciamo che per il momento qua dormi fino a mattina. Facciamo questa cosa, vediamo un po' com'è. Vai, cosa accade? Oh, ci siamo svegliati che c'è mattina, esce la miseria. Ah, comunque non male, considerando che questo gioco è del 2018 ed è tanta roba. Allora ragazzi, approfitto, se c'è... esatto, sì. Allora approfitto ancora una volta per ringraziare Gaia, ringrazio Ludo e Cobra, ringrazio anche naturalmente tutti quanti voi che avete guardato questo video fino a questo momento. Caiman ragazzuoli, è arrivato il nostro mitico Caiman Lore. Gli facciamo uno shout out, gli facciamo un po' di spot. Mi raccomando, andatela a seguire. Attivate le notifiche e mi raccomando, salutatelo da parte mia. Vi ricordo che Caiman ha anche un canale YouTube che vi invito ad andare a visitare. E iscrivetevi sui canali social, ma fatelo anche per i miei canali social. Tutto bene, caro Caiman, sei arrivato giusto nei titoli di coda. Quindi ringrazio Caiman, quindi approfitto per ringraziare di nuovo Gaia, ringrazio Caiman per essere passato a salutarmi, poi Caiman appena posso, come ieri sera, ripasso da te. Ringrazio Ludo e Cobra. Questo video termina qui, naturalmente l'appuntamento con House Flipper è per la settimana prossima. Vi auguro una buona continuazione, naturalmente nella descrizione del video trovate i link per seguire i miei canali social, oltre naturalmente il link per acquistare il vero cibo biologico italiano al 100% di I Piani Bio. Allora, mi sembra di aver detto tutto, grazie ancora a tutti voi per la compagnia, grazie mille a tutti, thank you so much, e stato pure io, grazie.